un carabiniere ucciso, scusate per la voce perché è molto bassa, è una ferita che lo Stato riporta e quindi in un modo o in un altro emoziona, allarma, preoccupa e colpisce ovviamente. Poi in questo caso particolare è una storia che non è chiarissima ancora, quindi, ma questo prescinde. Ma l'idea che ci sia un carabiniere che viene ucciso a coltellate nella capitale d'Italia di notte da una persona che con 11 coltellate lo ferisce laddove è morto è un qualcosa di sconvolgente. Poi ovviamente la storia ha colpito perché intorno a questa vicenda, che di per sé è drammatica, si è andata a costruire un'onda emotiva ulteriore che è quella che in qualche modo ha visto alcune forze politiche trasformare questo caso, che non poteva essere trasformato in un elemento della campagna elettorale, in un qualcosa che ha a che fare con una ricerca del consenso. E questo è un qualcosa di gravissimo e devo dire che sia l'omelia sia anche le parole che abbiamo sentito adesso di Nistri sono parole incredibilmente di buon senso, sono parole che ci riportano un po' con i piedi per terra e che ci ricordano in qualche modo che quello che oggi va difeso, che non si possa mettere in nessun modo in relazione la morte di un carabiniere e considerarla più o meno grave, ovviamente, di una violazione dello Stato di diritto. Sono cose completamente diverse, ovviamente, ma oggi, grazie anche a queste parole sagge che abbiamo sentito, ci ricordiamo che, come ha detto, mi sono segnato le parole, un carabiniere morto per tutelare i diritti di tutti, a partire dal diritto all'equo trattamento che ha ogni persona, anche chi è arrestato perché ha compiuto un qualche orrendo crimine. È un appello contro la politica del veleno, mi sembra.